che cos'è lo stress? Molti si domandano. Bene, lo stress è la causa di una serie di patologie che possono essere anche estremamente complesse e gravi, molto di più di quelle che in realtà molti di noi pensano, che è stata enormemente trascurata negli ultimi anni. In realtà il manifestare pubblicamente da parte di alcuni personaggi famosi le difficoltà che vivono i soggetti che sono sottoposti ad uno stress quotidiano ha in qualche modo acceso la luce sullo stress. Lo stress è una risposta psicologica e fisica del nostro organismo a degli stimoli esterni o anche interni, intesi come emotività, che però hanno una caratteristica comune: il corpo li considera eccessivi, cioè si crea una disparità tra quello che è praticamente la domanda che il corpo riceve, le richieste, le performance che vengono richieste, e dall'altra parte le capacità e le risorse dello stesso organismo. Pensate che secondo il Ministero della Salute 7 italiani su 10, almeno 7 italiani su 10, soffrono di stress, e questo stress è una causa che non va a risparmiare nessuno, anzi va ad incidere in alcuni casi addirittura di più sui bambini, determinando anche delle patologie dell'infanzia. Però la cosa importante che molti in realtà non considerano è che ultimamente, negli ultimi anni, la Società Italiana di Cardiologia, sia quella italiana ma in generale anche quelle internazionali, hanno individuato lo stress come causa addirittura di un infarto su 10, o meglio, nei giovani, un giovane ogni 10, quindi parliamo di soggetti tecnicamente sani, giovani, forti, rischiano, sono a rischio infarto e ictus perché sono sottoposti ad uno stress eccessivo nella loro vita. Tra l'altro, quali sono le cause? La Società Italiana di Psichiatria ne indica due. Una è sicuramente il lavoro. Il lavoro è una delle cause di stress più importanti nella nostra vita, ma la seconda, purtroppo, come sempre, è la cosiddetta rappresentatività sociale, cioè come noi vogliamo essere visti nella società, tutto l'impegno, appunto, o stress che ci mettiamo per essere visti in una determinata maniera. Pensate, il Giornale Italiano di Cardiologia va a collegare in maniera strettissima, quindi strettissima, la morte cosiddetta, i casi di morte improvvisa con lo stress, perché lo stress sarebbe capace di agire in due maniere, seguitemi bene, cioè sia con un andamento cronico, quindi creando una lesione a livello cardiaco, ma anche con l'evento acuto che poi, una volta che si manifesta, determina appunto l'ischemia, l'infarto e quindi la morte improvvisa. In realtà moltissime patologie negli ultimi anni per l'aumentare dello stress nella nostra vita si sono moltiplicate, tantissime patologie oncologiche, l'incidenza dei tumori, sappiamo benissimo che è una componente con causa importante, e chiaramente un peggioramento e la nascita di nuove patologie psichiatriche. Tra l'altro è importante dire anche questo, che la maggior parte delle persone che soffrono più lo stress sono proprio le persone più sensibili, quindi quelle meno capaci in qualche modo di andare ad affrontare quelle che sono le difficoltà della vita, o comunque che affrontano ma ne sentono maggiormente il peso. Proprio per questo motivo non dobbiamo assolutamente cedere allo stress, dobbiamo essere capaci di chiedere aiuto se c'è bisogno di chiedere aiuto, di fermarci, soprattutto la cosa più importante, di dare il giusto peso alle cose della vita, perché la salute rimane sicuramente la cosa più importante della nostra vita. Se c'è quella, possiamo affrontare tutto. Grazie, alla prossima.